Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti su Exotare Cuori, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi utilizzati per la lettura, in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. E negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire come andrà la vostra settimana. Ovviamente approfitto per fare gli auguri a tutti quelli che compiranno gli anni in questa settimana. Tanti tantissimi auguri. E vediamo cosa vogliono dirvi sulla vostra settimana, nel senso un tema dominante, un qualcosa che dovete assolutamente sapere con questo taglio, dove troviamo la cicogna e il cavaliere, area di rinnovamento e di cambiamento, con la cicogna che è portatrice anche di notizie o di spostamenti, movimenti. Viaggio, certo, sicuro, magari alcuni di voi sono in partenza o ritorno dalle vacanze, o se si tratta semplicemente di spostamenti, possibili trasferimenti, c'è un cambiamento appunto importante che apre le danze in questo caso col cavaliere, dove ci sono delle idee, c'è fermento, ci sono novità, ci sono anche possibili informazioni e idee che vi possono essere particolarmente utili in un ambito della vostra vita. Vediamo ulteriori informazioni, quindi già abbiamo capito che c'è un po' di fermento e movimento sia a livello, diciamo, fisico, sia anche di energie e di cose in via di sviluppo. Vediamo con queste altre energie dove troviamo il diario, poi la falce e queste nuvolette. Energie sempre tra virgolette in fermento, però in questo caso indica una fase di studio, di attenzione, di cura a qualche dettaglio, a qualche idea che vi sta frullando per la testa, oppure soprattutto, come dice il diario, di risolvere, ricercare, studiare delle informazioni, oppure se si hanno dei dubbi, diciamo, prendersi il tempo per fare le proprie valutazioni. Non bisogna avere assolutamente fretta, infatti è meglio, loro, diciamo, consigliano di pazientare, aspettare le informazioni giuste, di andarvele a prendere se per caso alcune cose sono un po' eccessivamente in ritardo, o comunque di non forzare le cose perché piano piano le cose si muoveranno in un certo modo. Di sicuro con la falce al centro. Abbiamo parlato di riflessione, di meditazione e studio, assolutamente sì, e anche una carta che ci avverte di un cambiamento improvviso che in qualche modo dobbiamo cercare di farci trovare pronti e gestire. Parla anche di soddisfazioni, soprattutto delle questioni pratiche e lavorative, e decisioni rapide sì, se vogliamo sistemare qualcosa nell'immediato, tagliare con alcune situazioni un po' fastidiose, soprattutto con queste nuvolette, è vero, ci può essere un po' di confusione, qualche complicazione passeggera, ma se noi rimaniamo in questa modalità qui riusciremo proprio a spazzarle immediatamente. E i segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario. Abbiamo un pochetto anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso vediamo come queste energie si riflettono nell'ambito amore, coppia, single, poi andremo a vedere a livello pratico lavoro e finanze. Abbiamo la carta dell'artista, molto positiva, spesso esce nelle questioni di amore o di coppia, per
parlare di progetti per il futuro, di cercare intesa e affidabilità, di utilizzare anche la propria fantasia che può essere molto utile, anche questa è una carta di riflessione, però un tipo di riflessione che è votata alla realizzazione. Usare la creatività, la sensibilità, sì, certo, può essere utile proprio per superare magari non dico un litigio, una discussione, un fraintendimento, un qualcosa che è assolutamente passeggero e potrà procedere con tutta tranquillità. Come dicevo, si vede proprio che c'è un qualcosa a livello di coppia, a livello personale o anche di un progetto che portate avanti insieme e che subisce questo piccolo contrattempo, ma poi procede avanti nel miglior modo possibile. Quindi si vede proprio che probabilmente voi già siete in questa modalità qui e loro magari stanno proprio confermando che siete nella strada, nel percorso giusto. Vediamo che cosa vogliono dire adesso per i single. Troviamo la carta sponsali, vedovo e prigione. Non mi spaventate, è vero, sono carte un po' particolari perché c'è il vedovo e la prigione e indica delle cose che vanno a bloccarsi o a fermarsi. Dipende sempre effettivamente che cosa sta accadendo nella vostra vita. Abbiamo parlato di cambiamenti, cambiamenti improvvisi, anche importanti. Siccome c'è la carta sponsali, può magari indicare l'incontro con una persona, il sentirsi, il rivederla dopo tanto tempo, oppure forse si sta frequentando questa persona, però nel corso della settimana potrebbe esserci qualche contrattempo e difficoltà nel gestire forse gli incontri o nel sentirsi, nel vedersi. Se non c'è nessuno, effettivamente può anche indicare un interesse. Un desiderio di essere intraprendenti, di chiedere, invitare, insomma, a fare qualcosa di diverso, però qui o siete voi che ci pensate e siete bloccati, quindi aspettate, oppure c'è l'altra persona che prova interesse nei vostri confronti per qualche motivo, per qualche situazione particolare, potrebbe essere bloccata nei vostri confronti. Magari, insomma, se riuscite in base a queste indicazioni a capire effettivamente chi potrebbe essere, che situazione potrebbe esserci in corso, magari voi potete aiutare in qualche modo a cambiare queste energie e renderle quindi passeggere. E vediamo cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche legate al lavoro e alle finanze. Abbiamo Baldoria, Dottore e Belvedere. Baldoria, sempre una carta bella, ovviamente si dipende dalle carte circostanti, ma in questo caso vuol dire felicità, vuol dire allegria, un evento positivo, un evento piacevole, soddisfazioni, probabilmente anche fiducia e appagamento per degli apprezzamenti o perché magari riuscite ad intuire che il vostro lavoro e quello che state facendo è prezioso in alcune circostanze e per alcune persone. Però avere gratificazioni effettive è sempre una cosa bella. Un'altra cosa che vogliono dirvi, che soprattutto in questa settimana sarà positivo cercare di progettare e pianificare eventi futuri o idee che avete in mente, perché il Belvedere è una carta di attesa, quindi da quello che si vede, abbiamo visto proprio dalle vostre energie, non è il caso di prendere anche iniziative, ma valutare il momento giusto, quindi sì, fare magari delle richieste, trovare quel momento giusto per intervenire o chiedere qualcosa nello specifico, sì, però solo se vi sentite pronti e sentite che è il momento giusto, è arrivato, perché comunque si vede che c'è un qualcosa che avete in mente,
un'idea o un progetto e si deve aspettare appunto quel momento giusto. L'attesa può concludersi nel corso della settimana o comunque se non siete ancora pronti di aspettare un altro po', anche per mettere in campo qualche altra cosa, tipo la ricerca del lavoro, tipo se volete fare qualcosa per conto vostro, altre situazioni che, come abbiamo detto, hanno bisogno di essere maturate, pensate bene, valutate attentamente e diciamo per le finanze, vero, possono esserci comunque delle spese positive perché non si vede cose, diciamo, negative, di fare attenzione, di non esagerare e insomma tutto procede come avete pianificato. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!